Buonasera a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Questa sera parliamo di igienismo e di digiuno terapeutico insieme al dottor Giuseppe Cocca, che è medico chirurgo e esperto di igiene naturale, di digiuno terapia e di alimentazione crudista. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Giuseppe, partiamo dalle basi. Innanzitutto, che cos'è l'igienismo? Dove, come nasce, ad opera di chi e come l'hai scoperto tu, come te ne sei avvicinato? L'igienismo è un insieme di metodiche, di pensieri, di costrutti, di postulati, cioè un modo di pensare che nasce negli Stati Uniti d'America nella metà dell'Ottocento ed è l'unione del pensiero di molti autori. E il pensiero di questi autori poi è stato sintetizzato da quello che viene considerato poi il padre dell'igienismo, che è Herbert Shelton, un autore che è morto un decennio fa e che si può considerare veramente il padre dell'igienismo. Ecco, e tu come hai scoperto questo stilista, diciamo? Ho conosciuto l'igienismo grazie alla naturopatia, mi interessavo dopo la laurea di naturopatia. E l'igienismo per molti allora era considerata una branca o qualcosa del genere vicino alla naturopatia. Allora mi interessa anche l'igienismo e inizio a leggerlo. Soltanto che il primo contatto con l'igienismo non è che fu dei migliori, perché lessi un libro di Mosserii degli anni 50 che parlava del nuovo sistema di guarigione americano, proprio l'igiene naturale, in cui riporta un avvenimento di Shelton. A Shelton arriva una signora che le dice: «Dottore, mi guarisca un cancro». E Shelton risponde: «Signora, ringrazi il suo cancro, se non avessi avuto il cancro sarebbe già morta». Chiaramente con queste premesse ho pensato forse un altro sciroccato lasciamo perdere e ho ripreso l'igienismo dopo qualche anno. Ecco, infatti questo è proprio il punto cardine di tutto, cioè il concetto di malattia che c'è nell'igienismo. Eh sì, perché nell'igiene naturale, quella che viene chiamata malattia, cioè quando noi usiamo il termine malattia, noi diamo un giudizio su dei sintomi, cioè una persona percepisce dei sintomi e questi sintomi vengono chiamati tra virgolette malefici, come se fossero un problema dell'organismo. Nell'igiene naturale il concetto è questo: tutti i sintomi che un organismo avverte o percepisce o il modo con cui reagisce alla vita e ai pensieri, in realtà non sono negativi, ma sono strategie di sopravvivenza. La malattia viene chiamata con il termine di eupatia o ortopatia, vuol dire dritta malattia o fisiologica malattia. È come se si volesse dire: se una persona è malata, quella cosa che noi chiamiamo malattia, quell'insieme dei sintomi, ha una ragione ed è finalizzata alla sopravvivenza. Questo in termini molto generali, anche se poi nello specifico ci sarebbe molto da discutere, però come discorso generale è abbastanza interessante e si può approfondire. Poi un'altra cosa che ti volevo chiedere è riguardo al digiuno, il digiuno terapeutico, che tu diciamo fai dei corsi anche riguardo a questo e quindi l'importanza del digiuno terapeutico. Allora, prima di parlare, ecco, dell'importanza, cioè il digiuno, chiaramente facendo questo lavoro io reputo molto importante lo strumento, è importante chiamarlo strumento del digiuno, della o gli strumenti che portano alla disintossicazione. Però vorrei riportarti una frase di Shelton in un suo libro, in cui lui afferma: il digiuno non ha mai guarito nessuno. E se qualcuno pensa che il digiuno possa guarire, o è un ciarlatano o è un folle. Sta da pensare o no? Eh sì. E lui faceva digiuni dalla mattina alla sera, perché lui vuole dire una cosa molto importante: il digiuno non può guarire, è la persona che utilizza il digiuno per guarire. Che cosa vuol dire? Che per guarire utilizzo questo strumento, ma ne sono convinto, ho una prospettiva, so come affrontarlo, so come viverlo, cioè ci sono tante cose attorno che sono fondamentali per poter vivere questo processo che viene chiamato digiuno, perché il digiuno di per sé è soltanto un digiuno. Noi gli diamo vita, gli diamo una finalità col nostro pensiero o Sì, con le infatti, nostre convinzioni.
Mi aveva colpito molto, in qualche tuo video tu parli di, racconti alcune esperienze di persone che hanno fatto dei digiuni e dici che le persone che stanno male o che comunque non si sentono proprio bene durante questa esperienza dei digiuni sono quelle che hanno letto molti libri sui digiuni e che quindi conoscono tutte le conseguenze, tutti i sintomi che ci saranno durante il digiuno e se non vedono questi sintomi si preoccupano perché pensano che non si stanno disintossicando. Questo è in Ecco, sostanza che ci dicevi. viene collegato, ecco, questo è molto importante, cioè il malessere è collegato alla disintossicazione, come se uno dicesse più sto male, più mi sto disintossicando. In realtà non funziona così, la disintossicazione può essere asintomatica, il sintomo in realtà è un conflitto emotivo che sta uscendo fuori, perché ho visto molte persone intossicatissime con una certa struttura mentale senza sintomi, e altri poco intossicati con sintomi molto forti. E poi la cosa è ancora più complessa, proprio per dire che i sintomi del digiuno, le crisi, che vengono chiamate crisi, non sono legate al digiuno, ma sono legate ad altro. Questo è molto importante perché molte persone pensano al digiuno come una panacea. Quello che è importante comprendere è questo. Negli animali il digiuno viene utilizzato veramente per rigenerarsi o per recuperare. Ma gli altri animali non hanno una cosa che abbiamo noi, che è la valutazione e il pensiero. Quando un animale digiuna non pensa cosa sto facendo, se mi succede qualcosa, e se deperisco, e se sto male, se svengo. Un animale non pensa a questo, allora non va in questa direzione. Per questo che noi umani dobbiamo avere un atteggiamento propositivo, perché serve per controbilanciare delle convinzioni non funzionali che si possono avere o che qualcuno ha. Ecco, infatti anche qui si arriva a un punto chiave che è l'importanza della mente, del pensiero. E non solo riguardo al digiuno, ma anche in generale per tutto nella vita, ma in particolare di quello di cui ti occupi, l'alimentazione. Perché io ho notato che sul discorso dell'alimentazione ci sono dei grossi gruppi che si fanno la guerra. Diciamo che sono contrapposti. Tra questi gruppi ci sono alcuni che dicono no, assolutamente l'alimentazione vegana o crudista è la migliore in assoluto per l'uomo. Dall'altra parte ci sono quelli che dicono no, è tutto, dipende tutto dal pensiero. E tu invece qual è la tua posizione rispetto a questi due estremi? C'è sempre la terza via, cioè Esatto. quello che bisogna comprendere è una cosa, quando noi parliamo di, tra virgolette, malattia o da sintomi, dobbiamo comprendere da dove viene. Se una persona mangia male, è molto intossicato, l'alimentazione ci può stare, ma se il problema è un conflitto emotivo, può anche mangiare bene dalla mattina alla sera, non è che risolve il conflitto emotivo. Cioè il discorso bisogna stare molto attenti. Poi l'alimentazione di per sé, come il digiuno, non ha mai guarito nessuno, perché ci sono sempre le convinzioni sull'alimentazione che una persona fa. Se non teniamo conto del concetto di convinzioni, non riusciamo a comprendere come può guarire, tra virgolette, uno che fa la macrobiotica, che mangia tutto cucinato, e uno che mangia frutta e verdura tutto crudo. Capito? Sono due alimentazioni veramente all'opposto. Ma noi abbiamo persone che guariscono con la dieta macrobiotica, col crudismo, sai, che possiamo dire, con la paleo, con la dieta dei gruppi sanguigni, cioè con l'alimentazione convenzionale. Cioè, si può guarire con tutto. Ci sono delle regole base rispetto all'alimentazione che è questa. Se si mangia molto, troppo, qualsiasi dieta uno faccia, difficilmente gestibile per l'organismo. Cioè cosa vuol dire? Nel momento in cui si mangia, tra virgolette, ingiusto, il corpo riesce a gestire quasi tutte le diete. Poi se all'interno della dieta ci sono delle attenzioni rispetto ai bisogni biologici dell'organismo, allora si fa un altro passo avanti. Ecco, poi un'altra domanda che mi veniva sempre riguardo all'importanza del pensiero. Si parla non solo di pensiero
cosciente, ma anche di pensiero inconscio, oppure di convinzioni che sono talmente radicate dentro di noi che magari nemmeno ce ne accorgiamo. Allora, quando io parlo di pensiero non parlo mai di pensiero consapevole. Ecco, sì, infatti. No, no, il pensiero è come se fosse il sottotraccia, il commento interno che facciamo mentre facciamo qualcosa. È come se quando noi mangiamo, immaginate che una persona va in un posto e mangia delle persone dice ecco, questa è frutta e verdura dell'orto. Dopo che ha mangiato viene la NAS e dice attenzione, no, questo qui è stato tutto, come si chiama, cresciuto su una discarica radioattiva. Però non era vero. La persona come si sente? Cioè nel senso, se qualcuno gli dice che il cibo che è buono, in realtà non è buono, risponde al cibo buono o a quello che pensa rispetto al cibo? Poi ho fatto un po' di confusione, però è come se volessi dire, attenzione, noi non rispondiamo sempre al cibo rispetto al cibo, ma le nostre convinzioni che abbiamo rispetto al cibo. Le nostre convinzioni sono più importanti del cibo stesso. Un vegetariano se mangia carne si sente avvelenato. Uno che mangia carne ed è convinto che sia importante, se non mangia carne si sente deperito. Allora la domanda è dov'è la verità? Questo spiegherebbe anche perché alcune persone si ammalano ed altre no. Quindi ci sono molti fattori. Fattori sono tantissimi, poi il termine anche ammalarsi, io in genere nell'igiene naturale, ma non soltanto si utilizza il modo con cui la persona reagisce ai suoi pensieri, alla vita e a quello che sta facendo, perché la malattia in realtà è il modo con cui le persone stanno interagendo con la vita stessa, sono dei sintomi, che poi noi chiamiamo malattia, però sono dei sintomi. Sì, riguardo a questo c'era un'altra cosa che ti volevo chiedere che non è legata all'igienismo ma a un'altra tecnica che tu pratichi che è l'FT evolutivo. Se ci puoi accennare qualcosa anche su questo. Allora, tecnica FT evolutivo poi è una tecnica mediata, un po' dalla FT, un po' dalla programmazione e dalla PNL, cioè sono tutte tecniche che servono per cambiare il modo con cui le persone interpretano quella che è la loro realtà. Dobbiamo sapere che la realtà è qualcosa di, sembra oggettiva, ma in realtà è soggettiva. Cambiare la realtà soggettiva, il modo con cui la persona interpreta le cose, aiuta molte persone a superarle. Faccio dire, se una persona è convinta che deve morire perché ha quel tipo di patologia, qualsiasi cura gli do, il progetto di morte rimane, perché sta nella testa. Se noi non cambiamo la prospettiva, utilizzerà tutto quello che fa per arrivare a quello che veramente è l'esito, tra virgolette, fatale. Se noi diamo convinzioni diverse alle persone, quindi c'era un grande autore americano che diceva, se una persona è malata di tumore, ditegli, se una sola persona al mondo ce l'ha fatta, ce la puoi fare anche tu. Cosa vuol dire? Ti do una prospettiva di vita, così utilizzi la terapia per andare verso questa prospettiva. Un'altra volta ci disse, se nessuno ce l'ha fatta, tu puoi essere il primo. Cosa cercava di dire? La prima cosa diamo una prospettiva. Però la prospettiva molte volte non si può dare razionalmente. Allora le varie tecniche che una persona può utilizzare servono per dare una prospettiva all'inconscio, che è quello che veramente gestisce la nostra vita. Allora l'FT evolutivo, la riprogrammazione, la PNL, serve principalmente per risolvere i conflitti interiori e quelle che potrebbero essere le nostre problematiche interne che poi portano a quella che viene chiamata malattia. Ci sono, Giuseppe, dei libri che tu consigli sia su questo, su quest'ultimo argomento di cui abbiamo parlato, e sia in generale proprio sull'igiene naturale, sul digiuno terapeutico, eccetera. Allora, io non vorrei farmi pubblicità, però sull'igiene naturale, sul digiuno terapeutico vi consiglierei sia i miei ebook gratuiti che si trovano sul web o se no si vedono sul mio sito, o se no ho scritto un libro ecco, sul digiuno, però anche questo è un ebook che
che in genere ci dice tutto quello che non sta scritto negli altri libri del digiuno, cioè che il digiuno è una realtà veramente soggettiva e ci aiuta anche come intraprenderlo e come utilizzarlo al meglio. Sarebbe la pratica del digiuno breve, perché attualmente non si consigliano più i digiuni lunghi perché siamo cambiati, la cosa ci vorrebbero ore per discuterne, ma si consigliano più digiuni brevi ma ripetuti. Ricordandoci che il digiuno breve non è un giorno, il digiuno breve è dai 3, 5, anche 7 giorni. E poi ci sono anche i libri di Shelton e poi ci sono, ecco, quando parliamo, ecco, sono molto importanti i libri di Shelton, i libri di Tilden. L'unica cosa è che utilizzano, specialmente Tilden, un linguaggio abbastanza arcaico, bisogna interpretarli, sapendo anche che sono figli della loro epoca. Shelton penso che andrebbe letto, almeno un libro di digiuno di Shelton e un libro, ecco, potrebbe essere l'igiene naturale, ecco, perché c'è un libro che lui ha scritto per capire un attimo in che modo lui interpretava l'igiene naturale. Però ecco, l'igiene naturale si può, basta vedere i miei video, vedere delle cose, è molto semplice. L'unica cosa è prendere queste idee e radicarle dentro di sé. È come se uno dovesse appropriarsi di questo nuovo modo di intendere la vita, la salute e la malattia. Eh sì, perché si possono leggere tanti libri, però poi alla fine l'importante è quello che hai appena detto, cioè il fatto di interiorizzare e applicare nella nostra vita poi questi concetti. Dice anche che quello che è importante è il sistema igienista, chiaramente è dispersivo, perché ancora non c'è un bel libro di igiene naturale che dà tutte le informazioni. Ah, ecco, scusami, nel mio sito ho messo un corso gratuito online, chiaramente in video, sull'igiene naturale, in cui le persone possono ascoltare i presupposti base dell'igiene naturale. Ecco, allora rimandiamo al sito giuseppecocca.it, dove si possono trovare tutte queste informazioni, questi video e anche gli eventi, i soggiorni igienisti che tu fai. Quello che vorrei che fosse abbastanza chiaro è che l'igienismo non è un modo di mangiare, ma è principalmente un modo di pensare, cioè un modo con cui le persone interpretano la vita, la malattia, perché se iniziamo a interpretare diversamente le cose, facciamo le cose in maniera diversa, più creativa e più consapevole. Ecco, sì, questo è un messaggio molto importante. E poi oltre al tuo sito ricordiamo anche che c'è anche questo progetto di cui abbiamo già parlato qui a Border Nights insieme a Vania Frottaldo, progetto della Casa dell'Anima, che avrà luogo nei prossimi mesi. Adesso il prossimo appuntamento sarà dal 18 al 24 luglio, sempre vicino a Sorrento, a Termini di Massa Lubrense, e ci sei anche tu. Perfetto, sì. E se poi gli ascoltatori vogliono cercare ulteriori informazioni possono comunque contattare noi oppure te o Vania stessa, perché l'avevamo intervistata qualche settimana fa, Vania. Perfetto. Bene, bene Giuseppe, io ti ringrazio per queste informazioni, per questi messaggi che ci hai dato e ti auguro una buona serata. Una buona serata a tutti e una buona serata a te.